e utilizzerei questo tempo per raccontarvi il mio lavoro dal punto di vista non soltanto dell'elenco di monete complementari che esistono, che magari sono informazioni che avete o potete reperire, quando del mondo di idee che sta dietro alla moneta complementare, cioè cosa sta capitando. Penso che questa storia è importante da raccontare, perché se noi osserviamo le vicende umane dal punto di vista del susseguirsi dei fatti, abbiamo una chiave appunto storica, insieme di scenette, un film. Se osserviamo invece gli eventi da un punto di vista ideale, cioè delle idee che muovono quegli eventi, abbiamo un altro film che però ci permette di capire molto meglio il tempo in cui siamo collocati. E questo secondo me è, davvero sarebbe lo scopo dello storico. Poi lo storico dell'economia a volte racconta queste cose non sapendo neanche di fare storia dell'economia, ma racconta fatti che contengono idee, che contengono elementi molto importanti su cui poi si può progettare. Quindi se vi racconto questa storia, vi racconto il mio punto di vista ovviamente, che non è universale, è il mio punto di vista. La mia avventura con le monete è cominciata nel 1991 per un fatto strano, un fatto simbolico che mi è successo, semicomico, per cui da studente universitario io avevo affittato una casa in un paesino a metà strada, e studiavo a Piacenza, a metà strada fra Pavia e Piacenza, in un posto che si chiama Stradella, bellissimo posto. Una signora piuttosto anziana mi affitta questa casa. Il giorno in cui c'era da darci l'appuntamento per... lei mi dava le chiavi, le davo l'assegno, all'epoca si davano 6 mesi in anticipo e in contanti, era abbastanza... mi presento con i miei soldi, proprio nuovi di conio presi dalla banca, non c'erano le banche, anzi andava in banca, c'erano queste belle monete da 100.000 lire, mi presento, le metto sul tavolo. Questa signora mi dice: ma scusi, ma lei cosa pensa di fare con questi soldi? E rimane un attimo, pagare i 6 mesi di anticipo. No, non può andare così, perché se questi soldi sono falsi, chi me lo garantisce? E io ho detto, non sa, che devo fare? No, mi fanno, no, guardi, lei doveva venire con un assegno. Ma io non ho un conto corrente, sono uno studente universitario, non ho un assegno. Poi gli assegni all'epoca, parliamo ormai, ahimè, più di 20 anni fa, giravano malino, c'erano i protesti, chi si ricorda delle cose là. Per cui era uno strumento abbastanza visto, per chi non aveva modo di riscontrarlo subito in banca, era visto male, no? Proprio il morale, non volevano i contanti e io non sapevo come fare. Alla fine una delle, si avvicina alla sorella di questa signora e dice: guardate, ma una soluzione c'è. Adesso lei si mette qua, sa cosa fa? Controfirma tutte le banconote con la sua firma. Io, no? Rimango un attimo. Cioè io devo firmare la banconota, e ho detto sì, metto la firma sotto quella del governatore. Sì, sotto quella del governatore della Banca d'Italia. All'epoca il governatore era, se non sbaglio, era Ciampi, che poi è diventato presidente, appunto. Morale, sotto la firma di Ciampi, io su 10 banconote da 100.000 ho messo la mia firma, no? Vado al mio professore di economia, io ho fatto agraria, c'era il design di economia, e chiedo al professore: scusi, ma la banconota di chi è? Le risposte che ho ottenuto da lì in poi erano simili a quelli del personaggio del Conte Mascetti di Amici Miei. Sapete quando c'era la supercazzola? Siete presente? La moneta appartiene al Stato Governo Ding Tung, che cazzo, che ti fai? Ma cioè, ciao! Oh, super economista, convegno, scusi, la moneta di chi è? La moneta appartiene al proprio governo, Team Banca Centrale, a voto, no, ma non è importante alla fine. Libri, di chi è la moneta, a chi appartiene? Se lo chiedete a chiunque, dice lo Stato. Chi ne sa, dice la Banca Centrale. La Banca Centrale dice non io, no? Morale, si sono inventati la proprietà transitoria della moneta. Chi si occupa di giurisprudenza della moneta vi risponderà che la moneta ha soltanto un proprietario temporaneo, ma che non può essere distrutta perché si toglie dalla circolazione una fattispecie che appartiene allo Stato in ultima istanza. Quindi uno direbbe, qui è dello Stato. No! No! Perché nessuno la vuole questa proprietà? Perché chi ce la paga le tasse? Chi ce la paga le tasse? Come le emetti, vuol dire che tu la stai avvalorando, no? Quindi cominciamo con la prima... c'è una... grazie. Proprietà della moneta. Quindi, è un problema non risolto. Alcuni avvocati hanno fatto causa, voi lo potete sapere, alla Banca Centrale, perché in realtà chi la emette è la Banca Centrale,
chi se la accredita alla banca centrale, solo che la mette a debito, cioè la segna come se fosse un suo debito, per questa ragione lo Stato si ricompra quel debito con un meccanismo che non sviluppo qui, se no parliamo solo del debito dello Stato e non del debito, e nemmeno ancora del debito complementare. Però questo è un elemento importante. Nell'anno 2000 parte il primo esperimento di moneta complementare noto in Italia, ed è l'esperimento del SIMEC, simbolo economico di valore ridotto. Il professor Giacinto Riti, esperto giurista di diritto navale, a un certo punto studia la moneta per 20 anni, dopo aver fatto varie cause, la Banca d'Italia, chiunque, perché questo è il caso di dirlo, il Presidente della Repubblica, un sacco di persone, decide di stampare una moneta lui, no? La stampava in un modo molto semplice: si andava a casa sua, uno gli dava le 10.000 lire, lui gli dava 10.000 sime, voi andavate in un negozio, con i 10.000 sime compravate per 20.000 lire, il doppio del valore facciale, il doppio del valore nominale della moneta. Dopodiché, con quelle 10.000 sime incassati, il negoziante tornava da questo professore che gli dava il doppio del valore facciale. Quindi, per capire un attimo, io entro, do 10.000, ricevo 10.000 sime alla pari, vado a comprare contro per 20.000, lui mi dà merce per 20.000, lui 10.000 sime, torna da Auriti e Auriti gli dava 20.000 sime. C'è qualcosa che non va? Cosa c'è che non va? Dove le ha prese le altre 10? Perfetto, no? La velocità di circolazione della moneta è un altro parametro importantissimo. Le banche vivono sulla velocità di circolazione. Vi ricordate Mary Poppins? Il bambino che si vede Mary Poppins va in banca, a un certo punto vuole dare il singolo fottuto penne, con l'espressione del film, al piccione. Arrivano tutti i banchieri, dal nonno fino all'ultima generazione, e dice: no, dammi quel centesimo, lo dai, con quel centesimo io ci faccio investimenti, diventi ricco. No, ma io lo do al piccione. No, ma dallo a me, non stare lì. Tutti vedono questi banchieri che insistono con il banchino, con il bambino, e gli altri avventori dicono: ma se questi insistono dando per un centesimo, non è che la banca va male, no? Tutti corrono agli sportelli per prendere i soldi, no? E cosa scoprono? Che la banca non ha tutte quelle provviste finanziarie per poter pagare veramente tutti i correntisti, perché i soldi sono stati impegnati, ok? Quindi la banca non è liquida a quel punto per mantenere il punto, e le banche fallivano fino a poco tempo fa, dopodiché, poco tempo fa voglio dire fino a 80 anni fa, dopodiché si è stabilito che ci fosse un elemento centrale che impedisse i fallimenti in due modi: prima, normando pesantemente l'ingresso nel sistema bancario, diventi banca solo se hai questo, questo, questo e questo; secondo, costruendo un sistema per cui il fallimento è impossibile, perché ogni fallimento si trascina dietro tutti quanti i correntisti, che vuol dire creare debiti e buchi direttamente sulle famiglie, per cui se c'è un debito la banca centrale prende di colma, ripiana il debito per non far fallire e ricolloca il titolo bancario o il titolo di proprietà da un'altra parte. Detto meglio in italiano, nessuno può fallire, perché se fallissero sarebbe una sorta di effetto domino che coinvolgerebbe le famiglie. Questo per quanto riguarda l'economia normale, non la finanza. La finanza viaggia su un altro canale, il canale del rischio. Ma anche di questo non parliamo, se no davvero facciamo notte già in notte. Quindi la velocità di circolazione permette il mantenimento del valore nel tempo. Questo parametro è normato da un'equazione di un certo Fisher, che però non dice niente dal punto di vista sociale. La moneta complementare ha una circolazione o bassissima o altissima, a seconda dei progetti. Però diciamo che su questo parametro Auriti era quasi sempre in grado di ripagare tutti quanti il doppio della circolazione. Arrivò la polizia, su segnalazione, su una richiesta fatta da un cittadino della città in cui Auriti stava lavorando, che era Guardia Greger in provincia di Chieti. Arriva una task force di finanza, polizia e carabinieri, circondano il paese, sequestrano la moneta e vanno a prendere Auriti. Lo processano, scadentissima, lui vince il processo, torna al paese e dite: avete visto che è legale? Lo rifacciamo? Risposta: no. E se quelli ritornano? La moneta, d'accordo, l'esperienza di Auriti ha dimostrato che la moneta non è un oggetto rigido. Rigida, ma progettabile. Questo passaggio, che sembrava, come dire, banale, in realtà aprì un mondo, perché tutti concepivano la moneta
come un fatto semplicemente dello Stato, come un fatto un dato di fatto su cui non si potrebbe elaborare una teoria a meno che non avviare esperimenti di natura finanziaria, cioè costruire prodotti che viaggiassero sulla moneta convenzionale. E invece avete dimostrato che si può fare una moneta su un'altra convenzione, purché la convenzione non si chiami euro, non si chiami lira, non si chiami dollaro, non sia una truffa e quant'altro. Basta, diciamo, progettare qualcosa di diverso. La sentenza del processo di Euriti in realtà poi dice molto di più. Questa storia è ricordata in un libro molto carino che si chiama Il Simek, la moneta del popolo. È un libro che racconta bene questa storia fino a quando poi Euriti è mancato nel 2006. Ci fu l'impugnazione della sentenza da parte del pubblico ministero che cercava di dimostrare che in realtà Euriti aveva fatto un prodotto finanziario, per cui diventava non più un fatto monetario, ma un fatto più legale relativamente all'aver creato un prodotto finanziario che non poteva circolare in quei termini, no? Poi in realtà è tutto finito, mancando lui non c'era più oggetto da colpire, tra virgolette. Per cui, la proprietà rimane un tema aperto, la legge di circolazione è un parametro da capire molto bene, dopodiché la moneta è progettabile. L'esperimento è dell'anno 2000, da lì in poi partono, diciamo, alcune idee fondamentali, alcuni gruppi cominciano a pensare seriamente su come costruire monete complementari o monete alternative, perché la differenza non si coglieva. È complementare una moneta che si affianca alla moneta principale ma rimane in secondo grado. È alternativa una moneta che in alcuni circuiti svolge tutte le funzioni monetarie, per cui è unità di misura, cioè misura il valore proprio dello scambio, quindi l'euro per noi è unità di misura assolutamente, è riserva di valore, lo metto in tasca, fra un anno, due anni, tre anni, ancora quel valore, ed è mezzo di scambio perché posso svolgere quello scambio solo in quella maniera. Una vera moneta complementare è solo mezzo di scambio. Però la moneta ufficiale ha dei parametri fiduciari molto forti, toccare i quali diventa molto complesso. Il primo viene chiamato moneyness. La moneyness è la fiducia che uno strumento monetario ha per il fatto, come posso dire, per la credibilità che possiede soltanto a livello di singolo economico. Se noi prendiamo una banconota da, non so, da 10 euro, 20 euro, un qualunque taglio dei euro, dei dollari, abbiamo delle rappresentazioni grafiche, sia per come si presenta, che per la forma, che per chi ci ha firmato e così via, che ci fa capire che quel pezzo di carta è più che un pezzo di carta. La prima accusa fatta alle monete complementari è carta colorata, non circola, non ha fiducia. Quando ci fu il dramma del famoso fatto di Riace, un esperimento avvenuto fra il 2011 e il 2012 che si è concluso non bene, per le ragioni che poi vi dirò, nessuno ne parlò a livello nazionale, se non quando andò male. Per cui un giornalista aprì l'articolo dicendo quei pezzi di carta colorata che sono carta straccia alla fine. No? Questo era... Perché disse così? Perché la moneta complementare ha un fatto importante, non chiude i pagamenti, veramente. I pagamenti. Cioè, se noi osserviamo la dinamica del pagamento, noi andiamo in qualunque negozio, facciamo qualunque scambio di ordine pratico, presentiamo la moneta, l'altro ci dà bene i servizi istantaneamente. La logica del giurista, del sociologo, dell'antropologo, nello scambio che facciamo noi qua in Occidente, è tipicamente quella dei pistoleros, che si punta una pistola, no? Tu mi dai, io ti do, immediatamente. Quello scambio in mezzo, quel tempo che sta in mezzo, è praticamente nullo con l'euro, capite? Perché la fiducia che l'euro ci permetta di chiudere il pagamento è massima. Vi spiego meglio. Quando prendo gli euro, io mi sento pagato, ma in termini ufficiali non sono ancora stato pagato, perché il vero pagamento è la mia capacità di andare in qualunque altra attività economica e prendere bene i servizi a mia volta. A quel punto ho chiuso lo scambio. Perché se io ho quel pezzo di carta in mano, non ho ancora una ricchezza reale, ho una promessa di quella ricchezza. Capite? Su questo concetto gli antropologi, i sociologi, gli economisti del dono hanno aperto, diciamo, degli spazi di ragionamento e di speculazione intellettuale notevoli, che permettono poi anche di fare ulteriori ragionamenti. Per cui il pagamento si chiude solo quando delle persone fanno degli scambi tra beni e servizi e ricevono beni e servizi, danno quella cosa e ricevono in cambio. La forza del nostro sistema sta nel fatto che noi, con quel tramite che è l'euro, che è la moneta ufficiale, possiamo fare quasi tutto.
salvo un fatto fondamentale, che è una fattispecie di debito. La sto facendo troppo lunga, si capisce? Sì. Debito. E qui altre risposte alla supercazzola. Cioè io questa cosa l'ho appresa da alcuni giuristi diversi anni fa. Quando chiedevo però perché è un debito, la risposta era è un debito perché viene messa a debito. Ok, ma perché è un debito per me? Perché per me è un debito? Perché è stata messa a debito? Capito, ma io perché se ho in mano degli euro sono indebitato? Come dicevo Vitti, sei indebitato perché maneggi una fattispecie di debito? Sì, ma porca miseria, questo debito perché io lo sto pagando? Perché stai pagando un debito? Ma di chi? Dello Stato, della società, degli italiani, mio, della mia famiglia. Che è sta roba qua, no? Vi dico cosa ho capito io. È un debito perché per poter procedere allo scambio in termini reali, io ho bisogno di avere quel mezzo. Senza quel mezzo, io devo passare per il baratto o per un altro mezzo di scambio. Cioè, per procedere uno scambio verso la società, cedere i miei beni e servizi e ottenere il cambio, devo per forza passare di là. Un artista, una volta, ha fatto un'operazione bellissima, ha creato una specie, sapete quei distributori di merendine? Al posto delle merendine ha messo valute di tutti gli altri paesi del mondo, tipo una cinquantina di questi paesi. Uno metteva una moneta da un euro e riceveva pacchetti di monete a seconda. Se metteva, non so, la lira congolese riceveva un pacchetto così di un euro. Metteva l'euro, riceveva uno yen o cose di questo tipo. Quindi in questa maniera era evidente la sperequazione dei cambi e dei valori. Quando l'unità di misura permette di fare questi cambiamenti, capite bene che non è soltanto una questione numerica o di inflazione pura. C'è il fatto che quando io posso comprare 1000 unità monetarie di un altro paese, anche il reddito di quel paese, anche i beni e servizi di quel paese li posso comprare in quei termini. Per cui io con il mio stipendio là faccio il re. Qua magari sono l'ultimo della catena sociale, faccio per dire. Viceversa, loro non possono comprare niente che sia nostro. Abbiamo degli strumenti di scambio notevolissimi sul web, possiamo accedere a motori di scambio notevolissimi, però quei motori di scambio utilizzano il dollaro e l'euro, da altre parti lo yen. Per fare quello scambio devo avere prima i dollari e prima gli euro. Questo esclude quindi una massa della popolazione che deve prima indebitarsi con le nostre monete e poi passare alle altre monete. Tutta l'economia nordamericana e sudamericana passa per i dollari. Tanta economia del mondo sta passando sulla moneta cinese e questo è il motivo di grossa frizione, tra l'altro, a livello geoeconomico, sicuramente. Però per intenderci, è un debito, la moneta che abbiamo in mano, perché per scambiare dobbiamo prima possederla, per possederla dobbiamo comprarla, per comprarla dobbiamo cedere il nostro tempo, lavoro o i nostri beni e servizi. Dobbiamo dare qualcosa per averlo. Per cui in qualche misura non è come se usassimo il metro, per usare l'espressione tipica di chi segue questi dibattiti, insomma, cioè non usiamo uno strumento di misura creato per tutti, la misura del metro o del chilogrammo, è qualcosa che ci dobbiamo possedere. Questo debito però ha anche un impatto psicologico notevolissimo perché genera un insieme di meccanismi a cascata. La nostra società si basa sul debito. Questo concetto è importante perché determina le dinamiche economiche a cui siamo soggetti. C'è un libro bellissimo che si chiama Mente e Denaro che racconta gli aspetti psicologici legati al denaro, che sono infiniti, come potete immaginare. Però ci sono alcuni esperimenti simpatici. Ad esempio, se voi riducete l'oro in quantità minime scambiabili, come qualcuno ha fatto qualche esperimento, per cui prendete dell'oro, mettete una polverina piccolissima, ne fate una briciola, per cui se l'oro adesso viaggia a 28 euro al grammo, immaginate di fare un valore, una monetina da 30 euro, ok? Cominciate a usare questa monetina per scambiare, come se fossero gli euro, la gente cosa fa secondo voi? Scambia o trattiene? Trattiene. Perché trattiene? Perché prevale la funzione di riserva. Prevale la funzione di riserva. Per cui uno percepisce l'oro come un bene rifugio, come una funzione appunto di riserva di valore, trattiene quello e cerca di usare qualcos'altro per far girare lo scambio. Da sempre nella storia dell'umanità abbiamo due tipi di monetazioni. Uno per la circolazione corrente, la cosiddetta moneta cattiva, quella di cui tutti si distano, e uno invece che viene tesaurizzato, la cosiddetta moneta buona.
Quella personalizzata è una moneta che possiamo mettere in banca, che mettiamo nel materasso, qualcosa che ci dà la sensazione di essere, di stare bene, capite? Mentre invece l'altra è quella di cui ci vogliamo liberare, fare in fretta. Moneta buona e cattiva. Il problema del debito però non è solo questo, è che crea una mentalità pervasiva. Cioè quando noi sentiamo il debito siamo indotti a fare. Quando non sentiamo il debito siamo indotti a non fare. E questa cosa è strana, perché tutto quello che sta capitando con la moneta complementare invece è un notevolissimo switch tra sistema di debito a sistema di credito. Da un sistema in cui per avere ci debitiamo, ad un sistema in cui ci viene dato per fare. Se noi guardiamo la dinamica in cui siamo incastrati adesso, in questo momento con questa crisi, siamo in quella che viene chiamata deflazione lunga. La deflazione è il momento in cui il tasso di inflazione smette di crescere e decresce, per cui i prezzi tendono a diminuire. Questa situazione viene giudicata altamente negativa, e quindi negata da tutti gli economisti, perché produce l'effetto zero delle politiche monetarie. Cioè, arrivate alla deflazione, l'economista monetario dice io non posso fare più niente, perché più che regalare denaro alle banche, che faccio? Mi resta soltanto da prendere degli elicotteri e regalarlo alle persone. Questa espressione non è mia, viene usata dagli economisti nei summit mondiali, non sto scherzando. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto quello che l'economista può fare per mantenere una circolazione di moneta in maniera, diciamo, efficiente, è liquidare, rendere liquide in maniera massima possibile il sistema bancario e le banche. Quando però questa misura non riesce, non può fare più nient'altro, deve soltanto aspettare che passi la febbre, che la gente, cioè, smetta di tenere in tasca gli euro e cominci a usarli per comprare. Perché nella sua testa, se non compra, se la gente non compra, sostanzialmente il sistema va incontro a una paralisi. Il fatto però è che la gente trattiene i soldi non perché è stupida, perché percepisce di non avere futuro, percepisce che la situazione in cui è non le consente di fare quei normali investimenti che farebbe. Quest'anno, anno 2014, sono state vendute in Italia, compravendute in Italia, un numero di case pari a quanto è successo nel 1984. Il picco della bolla speculativa italiana immobiliare è venuto nel 2007, in quell'anno lì, dove c'erano circa 5 volte queste case qua. 5 volte. Possiamo dire Lehman Brothers, i fallimenti, la crisi, però se noi guardiamo il trend di quello che è successo, che siamo in una crisi legata più a fattori sociologici che non realmente monetari. Su questo si disquisisce tantissimo, però il vero problema è che il lavoro in Italia è molto meno, la distribuzione del reddito fra delle varie classi sociali, se si può ancora parlare di classi sociali, è venuto meno, c'è un enorme cambiamento relativamente al sistema produttivo nostro che è completamente stato spostato da altre parti o comunque non ha più senso nel nostro paese, in più c'è l'enorme e rilevante fatto che la forza lavorativa sta pareggiando il numero di anziani che sono in pensione, pareggio che arriverà nel 2018. Altre nazioni che hanno avuto questo, come il Giappone, stanno vivendo una situazione molto particolare, a cui noi arriveremo anche, ne stiamo parlando, per cui la subiremo in pieno, probabilmente. Cioè tutto questo determina degli scossoni notevolissimi, scossoni a cui non è stata data risposta, ma non perché i politici siano incapaci o non abbiano voglia di farlo o sono tutti quanti corrotti, non so come dirvi. Il vero problema è che occuparsi di queste cose vuol dire avviare strategie sui 10-20 anni, strategie sulle quali nessuno lavora. Perché il politico se gli va bene, dura 5 anni, ma se gli va bene. E si deve accontentare di un elettorato che lo deve sostenere per il resto della sua carriera. Diversamente fa bene, non puoi immaginare questa cosa. Un esperimento bellissimo, fatto da un economista alla London School of Economics, Susan Strange, praticamente cercò di immaginare come poteva essere il mondo dal 98 al 2030. No? Quindi vengono chiamati tantissimi economisti a stabilire come sarebbe stato il mondo nel 2030. Risposta, con gli strumenti che abbiamo, è inimmaginabile per noi. Facciamo panorami e scenari a 5 anni, per favore, dopo i 5 non ci riusciamo. Questo per dire che quando andiamo a progettare sull'economia non usiamo uno strumento, un cannocchiale capace di vedere le nebulose e le galassie. Abbiamo un piccolo cannocchiale, un piccolo binocolo con il quale possiamo vedere magari qualche particolare intorno a noi. Questo è importante da capire. Per cui tutti gli uomini che hanno previsto la crisi, ormai sono una legione, tutti quelli che avevano già idee perfette su come potevano cambiarla, ragazzi, io non lo so, se è vero che avevano tutte queste idee non le abbiamo viste, se potevano cambiarla non l'hanno fatta, di fatto stiamo qua, ecco, questo è un punto importante. Per cui, quando parliamo di debito, di passaggio a credito,
dobbiamo cominciare a capire che la moneta non è più di fatto oggi, 2014, qualcosa che appartiene soltanto allo Stato o alla banca centrale o alle banche o alle imprese, ma appartiene a noi cittadini. Arrivano gli esperimenti fatti intorno alla moneta cosiddetta Regio. Regio. O Regio Geld, cosiddetto. Sono gli esperimenti di Margaret Kennedy, la quale negli anni più o meno fra il 2004 e il 2006 comincia a sviluppare una teoria su una moneta complementare, anche se lei non la immaginava come complementare, la immaginava come completamente diversa, più che complementare. Questa moneta completamente diversa doveva essere senza debito, senza inflazione, senza interessi. In Nord Italia, in Nord Europa, c'è molto il tema del senza interessi, perché loro vedono in maniera diretta il danno dell'interesse sull'impoverimento collettivo. Sostengono che la moneta, gestita in questo modo dalle banche, sostanzialmente crea un'altra moneta che in realtà viene tolta a qualcun altro. Qui le visioni si moltiplicano, vi dico quello che ricordo. Comunque, sostanzialmente, il regio è una moneta, regio, è una moneta regionale fatta dalle persone appositamente per comprare solo alcuni beni e servizi che di fatto non potrebbero essere venduti. Martin Kennedy costruisce la prima ipotesi di esperimento in Germania, dopodiché questa viene replicata con una cinquantina di esperimenti tra Germania, Olanda e Belgio. Risultato, ci costruiamo una moneta che ci serve, ma non soltanto per rendere, diciamo, possibile, come dire, una moneta alternativa o complementare, ma per comprare delle cose che diversamente non compreremmo e non potremmo pagare. Da questa idea nascono altri esperimenti anche in Italia. Uno è l'Impostomonte fatto da Tonino Berna nel 2004-2005, una moneta complementare simile al regio assolutamente, e che viene distribuita nel Parco dell'Aspromonte con tutta una storia particolarissima, poi magari ve la racconterò, ma giusto per non togliere tanto tempo. Una moneta che poi finirà naturalmente con il fatto che aveva una scadenza. Queste monete hanno l'idea di non rendere ricco nessuno, non generare interesse e quindi scadono. Scadono. Perché scadono? Perché si vuole che questa moneta rimanga, diciamo, soltanto un mezzo di scambio. Per essere sicuri che sia così, dicono: questa moneta scade tra 6 mesi, se non la spendi poi non tuo. C'erano esperimenti storici importanti come quello di Borger degli anni 30, un esperimento famosissimo, insomma, che ha dimostrato la forza di questo concetto di scadenza. Perché? Perché accelera la velocità di circolazione.